Bene, eccoci tornati ad A Tutto Campo, seconda parte della nostra trasmissione. Torniamo a parlare di piscine dello stadio. Lo facciamo con due amici, due ospiti che ci sono venuti a trovare. Ritroviamo Melanie Trivulzi. Grazie Melanie per essere di nuovo qua. Ancora non sei fuggita, No, bene? ancora sono qui. Siccome adesso parleremo Melanie di fitness, di palestra, è una figura tra me e te, almeno una figura un po' slanciata e sportiva. Ci voleva, quindi insomma sei dovuta rimanere. Presentiamo gli ospiti ai tuoi lati. Sono due tecnici e personal trainer delle piscine dello stadio. Bobo Bulis, ciao Bobo, buonasera. Ciao, ciao, Eccolo qua. ciao Lorenzo, ciao Melanie. E Loredana Di Pasquale, ciao Loredana, Ciao a tutti, buonasera. buonasera. Allora, è un tema particolarmente interessante per chi ci guarda. Iniziamo. Bobo, sono tanti i motivi per cui si viene in palestra, no? Magari uno può venire per dimagrire, uno vuole scaricare, uno vuole anche conoscere altre persone, insomma, sono proprio tanti. Iniziamo da questo, poi man mano vedremo anche dei contributi filmati che i nostri amici delle piscine dello stadio ci hanno portato. Si viene in palestra per Bobo? Allora, per un po' per tutte quante le cose che hai detto tu, nel senso che uno può andare in palestra per divertirsi, per socializzare. A noi di Piscine dello Stadio piace di più per star bene, che è il termine che ci interessa di più. Infatti è un po' cambiato il concetto di palestra rispetto a qualche anno fa, insomma, nel nostro territorio siamo stati un po' i primi, diciamo, a cambiare questo concetto qui, nel senso che uno entra in palestra, c'è la classica sala pesi in cui uno solleva i pesi per diventare più grosso. Oppure fai la sala fitness musicale in cui tu ti muovi per star bene e basta. Oggi come oggi noi abbiamo un po' rivoluzionato questo concetto, nel senso che vado in palestra anche per magari per curare il mio mal di schiena, per fare un po' di. Scusa, no, hai parlato di fitness musicale, siccome abbiamo delle Esatto, immagini, chiedo sì. cortesemente ad Alberto mentre continuiamo a parlare, e Sì. poi sei arrivato proprio il mal di schiena, che è una cosa, Esatto, ecco ecco, qui. fondamentale. Questa, ecco la Esatto. Loredana. Bravo. Io qui lascerei il commento alla mia collega che è un format suo di tonificazione. Sì, questa è una lezione, appunto, un format che ho ideato io, perché comunque Piscine dello Stadio crede tantissimo nella formazione, sia per chi vuole intraprendere questo tipo di carriera o comunque noi stessi ci formiamo per primi. Questo è un format di lavoro dove c'è molta resistenza muscolare, si chiama 8.2 perché sono 8 minuti di lavoro e 2 di recupero attivo, quindi essenzialmente un interval training. E ovviamente ci tengo a precisare una cosa, anche poi sul video che vediamo dove c'è Bobo che fa un'altra lezione, GOT, tutte le lezioni che noi svolgiamo, che possono essere da quelle di tonificazione a quelle olistiche, a quelle più cardiovascolari come un group cycling, uno standing, noi la prima cosa è, come diceva lui, è il benessere, quindi ci teniamo molto. Infatti ogni volta che entra un cliente in sala, la domanda nostra è sempre la stessa. Se era la prima volta, quante volte ha fatto attività, perché poi ovviamente se vedi un cliente che non è mai venuto lo riconosci, se ha delle problematiche o no, perché noi dobbiamo innanzitutto metterlo a proprio agio, ma soprattutto gli dobbiamo mettere in condizioni di poter fare degli esercizi che possono fare, okay? Quindi se c'è da correggerli o se variarli in corso d'opera. E questo vale sia per il settore olistico e il settore posturale, ovviamente, ma anche per tutte le altre discipline. Infatti tutto il nostro staff, tutto, ha una formazione posturale perché, e di biomeccanica, perché parte tutto da lì. E infatti perché poi i nostri format spesso li creiamo noi, perché partono proprio da una base di biomeccanica e di posturale. E, ecco, vedete anche il video, poi Bobo se vuole dire qualcosa, visto che Sì, è la sua lezione. questa è uno Eccolo, dei. ti intravediamo Sì, riflesso nello specchio, mi sa. esatto. Qui Adesso si vede meglio sono, ecco, Bobo che. esatto, che giro, correggo e guardo un attimino come si comportano gli allenamenti, se tengono
forte, qui entriamo un po' nel tecnico, se tengono bene la curva lombare, se tengono forte l'addome, perché Quindi nel momento questa è in cui... un'attività soprattutto, dicevi tu prima, anche posturale, no? Per chi ha problemi di schiena, possono essere diverse le motivazioni con cui si viene a fare il classico fitness, anche se la parola stessa induce chiaramente la risposta, sentirsi bene, insomma, diciamo così, Esatto, generalizzando, no? sì, ecco, esatto. Il discorso è questo, nel senso che ora questa non è proprio una lezione di posturale perché No, no, è una certo. lezione di fitness intenso, però ecco che succede che offriamo questa tipologia di lezione come ne offriamo tante altre. Infatti nel nostro plan ci sono all'incirca 104 ore di lezione alla settimana, giusto Lori? E dove spaziamo da questa tipologia di lezione a lezioni meno intense, a lezioni posturali, a lezioni di Pilates o che sia. Quindi nel momento in cui uno si sente comunque sia in grado di svolgere, o meglio, riteniamo sia in grado di svolgere questa tipologia di lezione, è il benvenuto, oppure lo indirizziamo più verso un'attività più posturale, quindi mobilità e stretching Dico ovviamente una banalità adesso, no? Però non è che io vengo in palestra e mi metto a fare quello che capita, magari sento un dolore e mi metto lì. No, cioè Esatto. non è che vengo in palestra e No, faccio no, no, quello che voglio. assolutamente, su C'è un questo. orientamento a partire già dal momento in cui uno entra alla porta della struttura, già viene accolta da un desk, già che ti indirizza verso una tipologia di attività piuttosto che un'altra. Quindi già dal desk alle commerciali fino a noi tecnici abbiamo un occhio di riguardo su quello che vuole il cliente innanzitutto, ma soprattutto come arrivarci perché. Sì, è vero, abbiamo tante attività, ma comunque sì, nel momento in cui una persona entra nella struttura e si trova davanti 104 ore di lezione, una piscina, un'area esterna, dei personal trainer, una wellness space, ha comunque bisogno di una guida che lo Certo, porti. ma soprattutto perché comunque se quello, c'è un obiettivo da infatti questo raggiungere. ti volevo chiedere Loredana, come immagino anni e anni di esperienza, ovviamente di preparazione, di studi, no? Come riuscite a capire le necessità del cliente, magari anche cose che lui stesso non, lì per lì non riesce a rendersi conto? Cioè c'è bisogno di una conoscenza, credo che debba essere approfondita, debba Sì, andare anche al di assolutamente là, sì. no, Ti di quello dico. che il cliente si immagina, tipo, dice, vengo a fare, invece magari voi lo indirizzate, no, Noi, cioè... guarda, funziona così, è proprio un nostro pensiero. Nel momento in cui il cliente entra per la prima volta, che può essere in maniera spontanea o perché viene a fare una prova o in qualsiasi momento, noi tecnici facciamo un colloquio con il cliente. Quindi, prima cosa, il cliente va ascoltato. Quindi, semplicemente lasciamo che lui ci dica il perché è entrato dentro la nostra struttura e da lì noi già capiamo l'obiettivo che ha e la necessità. In base a quello poi, se ci sono problematiche particolari, che può essere da un mal di schiena come diceva Bobbo, o negli anni io mi sono rotto al crociato, io ho un problema alla scapola o alla cuffia dei rotatori, ok. A seconda di quello che viene fuori da questa anamnesi, perché noi facciamo proprio un'anamnesi, dove poi la teniamo conservata perché ci può essere appunto per me, per lui o chi incontra questo cliente, da lì gli facciamo una programmazione che va dalla programmazione settimanale della tipologia di lezione che a nostro avviso serve per raggiungere l'obiettivo del cliente, senza togliere il fattore divertimento, quindi Esatto. cerchiamo sempre comunque di lasciare al cliente la parte comunque di scegliere liberamente, noi gli diamo un consiglio. Quindi lo indirizziamo in questo caso, poi gli prepariamo un programma di allenamento in wellness space, dove loro gli facciamo proprio un lavoro mirato e li possiamo seguirli o in personal, quindi come un personal trainer, o lo seguiamo per le prime 2 o 3 volte finché lui non diventa autonomo nell'utilizzare le macchine, che sono tante, perché Quanto tempo ci anche lì. vuole mediamente per un cliente per, come dici tu, diventare autonomo? Magari... Ma guarda, noi ti faccio un esempio, nei 10 giorni di prova che diamo ai clienti, lo accompagniamo per tutti e 10 giorni. Hanno 2 personal, comprese in questi 10 giorni, ma se ne hanno bisogno, perché magari ci può essere la persona che è un po' più
sveglia, magari chi ne ha bisogno di più, noi finché non è autonomo non lo lasciamo. Cioè dobbiamo capire che ha capito come si fa l'esercizio. Chi magari vuole essere seguito proprio perché magari si sente più sicuro, no? Diciamo che il ruolo del personal trainer è anche poi un po', adesso non voglio dire, però insomma, anche un po' psicologo, diciamo, no? Esatto. Ok, qui sfogliamo anche altri campi, sì. Non solo con l'attività sportiva, Bobbo. No, no, hai detto la parola chiave, perché fai come personal trainer, oltre al fatto che comunque sia devi essere un valido tecnico, quindi formazione, aggiornamento, cose varie, devi anche sapere leggere il vero e proprio bisogno del tuo cliente. Per cui devi essere anche uno psicologo, per cui parlarci, interpretare un attimino quello che vuole comunicarti e quindi da lì andare a capire come vuole allenarsi, a che ora vuole allenarsi, cosa vuole ottenere, come ottenerlo, perché comunque se nel momento in cui una persona si affida a te, perché si affida realmente a te in tutti i modi, devi... Dovete scendere ogni tanto a compromessi oppure siete inflessibili? Qualcosa mi dice che tu sei più, secondo me sei più diplomatico. Loredana secondo me è quella che io scendo un po' più compromesso, benché quando lavoro mi dicono no, che sei uno schiacciasassi, però poi ecco, mi dice quando esatto, no, questa impressione, però quando poi ti trovi davanti veramente una diventa da un cliente è una persona, quindi nel momento in cui viene lì tu ti rendi conto che ti si apre completamente, perché fondamentalmente che cosa scatta? Il cliente, noi siamo diversi personal trainer dentro piscina dello stadio, però poi è lui che sceglie dove andare. Esatto. E da che cosa parte la scelta? Da quello poi, dall'empatia che tu trasmetti. Ed è da lì poi che la persona si apre, ti spiega, ti racconta e diventa poi più facile poter lavorare. Un rapporto di fiducia, insomma. Diventa un rapporto di fiducia dove tu capisci dove puoi andare a essere più uno schiacciasassi, perché quella persona ha bisogno che tu in quel momento sia uno schiacciasassi, o magari che ha bisogno di essere un po' più di morbidezza, perché ha bisogno di essere più ascoltato, perché a volte non serve neanche poi la seduta in sé per sé fisica, ma magari serve più stare un'ora con una persona dove tu parli, spesso noi usciamo anche fuori, sì. Li poi accompagniamo a fare anche delle passeggiate fuori, poi rientriamo, quindi veramente il nostro percorso da personal trainer è 360 gradi, veramente. Melanie, che se ne intende di palestre, vero? Sicuramente più di me, aveva una curiosità per, poi vediamo chi se l'ha. Allora, io quello che volevo chiedere era un pochino la differenza da la palestra fai da te e quella poi dopo realizzata in una palestra da professionisti. Nel senso, i risultati come sono? Sono diversi? Certo. Quindi? Sì. Beh, sì, la differenza secondo me c'è, e come, perché... se parliamo semplicemente tra la differenza tra vado fuori, corro e torno a casa, mi prendo questa abitudine magari 3-4 volte alla settimana e andare ad allenarsi con una seduta con un personal trainer, c'è un abisso di differenza, perché è così, perché un personal trainer non ti fa solo correre, quindi già quello quindi chi va a correre diciamo all'esterno per conto suo per buttare via qualche chilo, cioè non è che fa proprio, cioè lo può sicuramente fare, meglio di stare sul divano, meglio stare sul divano, esatto. Però c'è i suoi benefici, assolutamente correre ha i suoi benefici, assolutamente, poi dipende anche da come corri, dipende da quante volte corri, a quale velocità, se alterni corsa lenta, corsa veloce, che sia già comunque sia iniziamo a vedere la corsa in modo diverso, però nel momento in cui comunque sia, io prendo Melanie, la porto in sala, non la faccio soltanto correre sul tapis roulant, però gli faccio fare un allenamento con i macchinari, funzionale, statico, dinamico, gli faccio fare stretching. Quanto è importante lo stretching? Fondamentale. È fondamentale. Soprattutto ha uno scopo, questa è una cosa per esempio a cui tante persone non viene spontaneo, ha un ruolo molto molto preventivo. Cioè, chi lo fa prima e chi lo fa dopo l'attività sportiva, come prima, diciamo, e dopo, che è molto costante. È soggetto alla tipologia di attività che faccio. Dopodiché io utente, amatore, sportivo, posso farlo prima, dopo, posso fare una seduta solo di stretching,
perché nel momento in cui io ho voglia di allungare tutti quanti i miei distretti muscolari, paradossalmente posso metterci anche tre quarti d'ora, un'ora, per allungarmi tutto. Sicuramente noi il consiglio che diamo, e lo facciamo spesso, insomma, è fare una parte di mobilità articolare nella parte iniziale dell'allenamento, che riscalda in maniera specifica i distretti muscolari che devi andare a lavorare, poi si svolge l'allenamento e poi nella fase finale c'è tutta una fase dedicata allo stretching che va dal classico stretching che conoscono tutti allo stretching specifico del mio fasciale, dove poi noi li abbiamo a disposizione, quindi anche un cliente che una volta che l'ha imparato, torniamo al discorso di prima, che è diventato autonomo, ha delle attrezzature a disposizione che può utilizzare. Oppure nello specifico quando prende un personal abbiamo delle attrezzature appunto che dove andiamo a massaggiare nello specifico tutte le fasce, perché come diceva lui, per prevenzione, ma il muscolo ti rende meglio, è più sano, i famosi doloretti, no? Uno post allenamento, quindi... Sono un buon segno? Beh, sono buon segno, io distingo sempre i dolori buoni dai dolori cattivi. Il dolore buono è quel dolore muscolare che ti dà quella difficoltà a volte a metterti seduta, a rialzarti, che dici cavolo, però ho lavorato, esatto. Dal dolore cattivo, e anche la persona meno esperta li sa distinguere, li sa distinguere. Ovviamente noi, come piscine dello stadio e tutto lo staff, avendo appunto una base posturale di biomeccanica, è la cosa che dobbiamo evitare assolutamente, che il cliente, finita la lezione, che possa essere di fitness, una seduta in wellness space con la propria scheda o con il personal, se torna indietro con un dolore, no, è una sconfitta. Certo. Quindi per noi questo assolutamente è alla base di tutto, il benessere del cliente. Oh, parliamo di palestra ovviamente in senso lato, ma è cambiato molto il concetto di palestra negli ultimi, esatto, negli ultimi anni. Le piscine dello stadio in questo senso rappresentano... forse l'esempio più eclatante, perché ad esempio chiedo ad Alberto, che noi abbiamo visto l'allenamento, il fitness musicale, ma c'è anche la zumba, che è una cosa, diciamo, esatto, che va molto di per la maggiore, eccolo, esatto, qua. Questa è la nostra Moira, è un assolutamente un'istruttrice di zumba, esatto, un vulcano, dici, un vulcano, esatto, qualcosa mi dice, e anche lei è una personal trainer, che sia veramente così. E, quindi i programmi sono vastissimi, di tutti i tipi, dal fitness alla zumba, mentre poi adesso Bobbo ci parli un po' del nuovo, e anche Loredano ovviamente, del nuovo concetto di nuovo, adesso io parlo di nuovo, ma insomma mai, sono, esatto, un po' di anni, no, che il concetto di palestra è mutato. Tra poco vedremo anche una cosa particolare, che è la water walk, quindi appena vedrete, esatto, una sorta di tapis roulant, sì, dentro l'acqua, non, sì, vi preoccupate, non è che hanno buttato via, è proprio poi ci spiegheranno, spiegheranno perché. Bobbo, ecco, sì, il concetto di palestra proprio. Il concetto di palestra oggi come oggi, ecco, si rivolge seriamente, ma prende proprio in considerazione il concetto dello star bene. O meglio, parliamo di cose più concrete. Scendo dalla macchina, cammino, mi cade una cosa a terra, la prendo su, devo fare la casalinga, devo andare a fare la spesa, comunque sia, vivo la mia giornata, la mia quotidianità in cui sto bene. Ecco l'obiettivo nostro. Tanta gente, magari, ecco, tu per esempio, sei seduto, hai... magari... Non ti dico i dolori miei, esatto, no, non finiamo più, esatto, non finiamo, no, poi tutte sorridenti mentre si agitano, ballano, se... zumbano, esatto, perché in primis, esatto, si divertono, si fondamentalmente divertono. Loredana, sì, spiegaci questo, è un water walk. Il water walk è un altro protocollo di lavoro che svolgiamo solo noi a Pesce dello Stadio, come ti dicevo prima, l'8.2 è un format che è stato creato da due nostri colleghi, Franco Rospetti e Mauro Sacchetto. È anche questo un interval training, dove c'è una parte di lavoro che viene svolta con il tappeto in acqua e una parte di lavoro di tonificazione. Non ha nulla a che vedere con le solite lezioni di acqua gym, acquaton o i circuiti. Questo è un protocollo specifico che è mirato proprio veramente allo star bene, al camminare in acqua, a far proprio conoscere anche
il gesto della camminata, perché ci sono molte persone che non sanno neanche realmente come funziona la spinta, ma semplicemente magari si buttano lì per fare lezione. Invece questa tipologia di lezione va proprio nello specifico. Anche la tonificazione stessa in questo protocollo di lavoro rispetto a una lezione di acqua gym è molto più lenta, mirata ed è più controllata. Un'attività per tutti poi, perché per vedo tutti, anche assolutamente. Uomini e donne, mentre magari l'acqua gym tradizionale è più una cosa esatto, femminile. Esatto, questa no? È per tutti, infatti il fatto che ci sia il tappeto e che come primo impatto tu devi camminare, mentalmente il cliente ha aperto un altro varco. Sono delle macchine particolari, credo, per essere messe dentro l'acqua, no? Sì, sono comunque attrezzature abbastanza leggere e pratiche da mettere giù, sono ecco, facili da utilizzare. Non hanno bisogno neanche dell'utilizzo delle scarpette, perché addirittura il materiale con cui è stato creato il fondo del tappeto, il rullo, è massaggiante proprio sotto la pianta del piede. Quindi noi sconsigliamo anche ai clienti di venire con il calzino o con la scarpa, perché anche quello aumenta la propriocettività del piede. Ti fa da massaggio. Ecco. Bene, benessere proprio a 360 gradi, sì. In palestra e dentro l'acqua. Esatto. Ci fermiamo un attimo, break pubblicitario, poi torniamo perché abbiamo ancora dei video interessanti e tanto da dire ancora con i nostri amici delle piscine dello stadio. Un breve break pubblicitario e poi torniamo. Grazie. AET, al vostro servizio da 40 anni nel settore assistenza e ricambi per elettrodomestici, nella storica sede di Via Leardi numero 2, ringrazia tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito all'espansione della società. AET è presente anche in Via Curio Fornaci 14 a Terni, zona Maratta, dove potrete trovare anche assistenza di vasche idromassaggio Teuco e caldaie da riscaldamento Baxi. Assistenza su tutti gli elettrodomestici, grandi e piccoli, con permuta per il nuovo. Inoltre, sempre in Via Curio Fornaci, l'AET è presente con vendita di prodotti per la refrigerazione e condizionamento industriale e da oggi anche ricambi per cucine industriali, alberghiere e ristorazione. AET, a Terni, in via Leardi 2, telefono 0744 40 1580 e via Curio Fornaci 14, telefono 0744 40 1131. AET, da 40 anni anche nello sport. Studio Bragoni Terni. Risonanza magnetica aperta, prima in Umbria con acquisizione video, prenotazione referti in 24 ore, con professionisti in studio, radiologia digitale diretta a bassissimo dosaggio, indicata in campo pediatrico e per donne in età fertile, radiologia 3D ad elevata definizione d'immagine, pronto soccorso radiologico con referti immediati. Studio Bracconi Terni, anche quest'anno, centro di riferimento Ternana Unicusano Calcio. Sono Riccardo, un giovane cuoco ternano. Ho iniziato un percorso culinario presso la locanda di Colle dell'Oro con l'intento di offrire un'esperienza gustativa nuova fuori dagli schemi. Propongo un menù con piatti particolari realizzati con materie prime di ottima qualità, assemblate per coinvolgere il cliente in un percorso sensoriale unico. Offro anche piatti della tradizione umbra, freschissimo pesce da degustare anche crudo e un'attenta lista dei vini. La location vicina al centro urbano è unica nel suo genere, con una vista coinvolgente sulla città e si presta in modo particolare per cerimonie e momenti conviviali. Locanda di Colle dell'Oro, strada di Palmetta 31, telefono 333 33 48 158. Playa del Rio, uguale a te, diversa da tutte. Da oggi anche nella nuova filiale in Viale 8 Marzo numero 6, zona Viale Trento, Viale Trieste. Volerei da te da me. Gomme lisce? Niente soldi? Se non sai dove sbattere la testa, vieni a trovarci! Gross Market del Pneumatico. Gomme nuove, usate e d'occasione. A Terni, in via Lessini 21, zona Maratta Bassa, di fronte al distributore Esso.
Da noi puoi trovare il pneumatico su misura per te. Gross Market del pneumatico a Terni, in via Lessini 21, zona Maratta Bassa, di fronte al distributore Esso. Telefono 0744 30 14 24. Questa vita ti sconvolge. La batteria a Terni in via Montegrappa 2. Pronto intervento allo 0744 198 15 47 oppure 389 58 16 510. Eccoci di nuovo tornati a Tutto Campo con i nostri amici delle piscine dello stadio Bobo Bulis e Loredana Di Pasquale, tecnici e personal trainer delle piscine dello stadio. Bobo, prima Melanie ti chiedeva delle differenze fra la normale corsa all'aperto che ognuno di noi può fare ad un lavoro più specifico, direi un allenamento più funzionale, proprio per lanciare anche la prossima clip al nostro Alberto, che si può fare in palestra. Esatto. Sì. Allora, ecco, questo è un esempio... Ecco, chi non tira le briglie al cavallo? No. Esatto. Questo è un esempio, uno dei tantissimi esempi che uno può fare in Wellness Space. Questa qui è la nostra area funzionale e questa è la nostra area che sta eseguendo un esercizio proprio eccettivo su un DOM che è una semiluna, ok, che ti sbilancia, quindi comunque sia vai molto a lavorare sull'attivazione dei muscoli profondi, va bene? Quindi devi andare a stimolare il tuo corpo sia in forza ma anche in stabilità. Questo è un burpee più un salto e questo è un esempio di allenamento con il proprio corpo, quindi io qui non sto usando attrezzi, però vi assicuro che è un esercizio molto intenso. In questo momento sta usando un TRX, fatto da lei sembra una stupidaggine, sì, però esatto. Ecco, questo è un piegamento sulle braccia più una flessione del ginocchio dell'anca, quindi porto il ginocchio al petto. E anche questo è un esercizio funzionale nel momento in cui comunque si va a coinvolgere, certo, più di un distretto muscolare in un esercizio solo. Direi che gli effetti si vedono, che guarda che fisico c'è la nostra Loredana, esatto, scolpito da anni e anni di palestra, no? Ci sei nata in realtà, ecco, diciamo. Quindi no, ecco, no, ci sei di duro lavoro. Ok, questo è un altro esercizio che in cui io uso propriamente il mio corpo per allenarmi, quindi tante volte vedete che sì, c'è bisogno di attrezzatura, di macchinari, ma anche no. Ecco, questa potrebbe essere la differenza tra questa è la differenza sostanziale che c'è tra la semplice corsetta fuori, in cui uso comunque sia i miei muscoli sempre in uno schema motorio, che è sempre quello, per un quarto d'ora, 20 minuti, un'ora e mezzo, invece qui uso i miei muscoli in modo diverso, quindi vado a coinvolgere tutti quanti i miei distretti muscolari, però in modo differente. Funzionale, ovviamente. Esatto, dice, funzionale dopo. Lavora la stessa, no? Esatto, io in questa maniera posso essere tranquillamente bravo a correre, come posso essere bravo a raccogliere le chiavi per terra, insomma. Si prende anche qualche pausa, Loredana? Ti prendi anche qualche pausa, Loredana? Non pensavo lo facessi di continuo. No, è una tipologia è un protocollino che si chiama Tabata, sono 20 secondi di lavoro e 10 di recupero. Esatto. Ovviamente qui io mi stavo allenando per me e quindi ho fatto l'allenamento, me lo sono creato per me. Diverso è, ovviamente, se poi arriva un cliente, esatto, glielo fai ad hoc, perché poi gli esercizi funzionali sono talmente tanti, dove puoi utilizzare l'attrezzo, come diceva lui, ma puoi anche fare tutta una lezione semplicemente a corpo libero, dove usi il carico del tuo corpo, che è già, esatto, quello, come avete visto sul TRX, cioè lavorare su un TRX, a seconda dell'inclinazione, tu hai il carico del tuo corpo, quindi cambia la percentuale ovviamente di carico, però è diverso tra farlo con un carico esterno o con un tuo carico, ok? Esatto. Aumenta poi, ecco, come diceva lui, la propriocettività, lo sviluppo della forza, la reattività. Quindi ecco perché poi ci sono alcuni tratti in cui
ho messo dei saltelli. Io poi non ho neanche le scarpe che vedete, sono senza ammortizzazione proprio per questa motivazione. Mm-hmm. Esatto. E ecco, ovviamente questi... Morta! Ecco qua. Hai dato tutto. Questi esercizi... La testimonianza che non era fatto per finta, ma era vero. No, è vero. Ovviamente questa tipologia di allenamento può essere tranquillamente adattata, rivisitata per allenare anche magari le persone che non hanno la stessa preparazione fisica cardiovascolare di Loredana, quindi... Certo, il concetto del comunque l'allenamento mirato in base alle situazioni. Bravissimo, esatto, il concetto che dicevamo prima, nel senso che comunque sì, nel momento in cui, ad esempio, prendo Melanie, arriva da me, Melanie in forma, posso pensare a un allenamento un pochino più intenso. Se arrivo io ti metti le mani nei capelli, disperi, esatto. No. Lorenzo invece quando viene da me mi chiede di allenarsi o altre cose, adatterò l'allenamento in base alle sue, alle tue esigenze. Certo, annunciamo Loredana anche una iniziativa importante che ci sarà nel mese di febbraio, giusto? Sì. Il 25 di febbraio. Il 25 febbraio, Pesce dello Stato ha organizzato un Open Day, quindi invitiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando a venirci a trovare. In quella giornata potranno usufruire della struttura a 360 gradi. 25 febbraio, ricordiamolo. 25 febbraio, tutta la giornata. Tutta la giornata, quindi dalla mattina. Tutta la giornata. Diciamo che l'evento Clou nasce da Via Vai XL, che abbiamo visto prima un pezzettino di video dove c'erano... La vediamo, l'ultima clip, una staffetta, no? Sì, di fatto. Esatto. Siamo ripartiti da lì, da quella staffetta. Eccola qua. Questa staffetta, come vedete, ci sono delle persone che fanno la camminata e chi è sul tappeto da striding. E poi c'è proprio il cambio. Qui era in estate, l'abbiamo fatta in piscina, questa volta la faremo dall'altra parte, quindi sul parco, e dove abbiamo inserito anche una parte proprio di corsa, oltre a questa parte di maratona, ecco perché Via Vai XL. Durerà tutta la giornata, ci sarà anche la premiazione con i premi, quindi perché è riuscita talmente bene che l'abbiamo voluta riproporre. Poi, agganciato a questo, abbiamo pensato di inserirci altre attività, che ci saranno sia olistiche, attività di funzionale, attività di tonificazione, il group cycling e attività in acqua, come appunto dicevamo la nuova lezione di water walk, quindi siamo quel giorno a completa disposizione. 25 febbraio, Open Day. Mettetelo in agenda. Mettetelo in agenda, segnalo sul calendario, Open Day alle piscine dello stadio. Bene, io ringrazio i nostri ospiti, Bobo Bulis e Loredana Di Pasquale, grazie, buonasera, grazie ovviamente, tornateci a trovare a presto, insomma, gli amici delle vicine dello stadio. Con grande piacere. Sempre perché chiaramente invitiamo tutti i ternani a fare sport, a fare il migliore dei modi, perché lo sport sicuramente è il miglior compagno per tutta una vita. Grazie a Melanie Trivulzi, grazie a voi, che è stata con noi anche questo venerdì. Ci torna a trovare, spero, venerdì prossimo. Sì. Certo. Dove vado? Spero. Quante volte Sky o Sport Italia? Speriamo per te di sì, per noi di no. Insomma, vabbè, parte gli scherzi. Noi lanciamo un altro breve break pubblicitario, poi parte finale della trasmissione con una super intervista ad Alessio Fogoni e a Filippo Romagnoli, il fiorettista del Circolo Scherma Terni, che ha vinto la medaglia d'oro nella gara individuale di Coppa del Mondo a Parigi proprio lo scorso fine settimana, e l'argento a squadre, e quello che è il suo allenatore, il suo maestro, insomma, storico da una vita. Una bella intervista, bella lunga, insomma, Alessio e Filippo ci hanno raccontato questa avventura a Parigi, abbiamo scoperto un po' com'era Alessio Fogoni da piccolo, insomma, non ve la perdete. Dopo il break pubblicitario, l'ultima parte da tutto campo con l'intervista ad Alessio Fogoni, mentre noi ci ritroviamo lunedì per Ternana Salernitana, il posticipo del campionato di Serie B, ore 20:30 al Liberati. Seguiremo la partita con i nostri 18 consueti minuti di diritto di cronaca su Radio Galileo, 9 minuti il primo tempo, 9 minuti il secondo tempo. Poi, intorno a mezzanotte, ci ritroviamo qui negli studi di Tele Galileo per il Galileo Sport con immagini della partita, sintesi, commenti e interviste. Non andate via, break, poi Alessio Fogoni. We'll be right back.
Antica osteria da Friozzu, dal 1900 i migliori piatti della tradizione ternana. Cirriole dell'osteria, fettuccine alla boscaiola, gnocchi con sugo di castrato, pizza al testo, carne alla brace e per finire la nostra fantastica zuppa inglese. Ogni piatto viene preparato con le ricette di una volta, con la stessa passione di 100 anni fa. Antica osteria da Friozzu, anche per banchetti e cerimonie, a Terni, zona Fiori 115. Telefono 0744 40 22 32. Studio Bracconi Terni, 50 anni di esperienza e continue innovazioni. Risonanza magnetica aperta, prima in Umbria con acquisizione video, prenotazione referti in 24 ore con professionisti in studio, radiologia digitale diretta a bassissimo dosaggio, radiologia 3D ad elevata definizione d'immagine, pronto soccorso radiologico con referti immediati. Studio Bracconi, la tradizione dell'eccellenza. Playa del Rio, uguale a te, diversa da tutte. Da oggi anche nella nuova filiale in Viale 8 Marzo numero 6, zona Viale Trento, Viale Trieste. Umbria Dent, centri odontoiatrici, altissima qualità con materiali e protesi certificate made in Italy, velocità, efficienza ed elevata professionalità senza lunghe attese, prezzi bassi fino al 40% in meno e finanziamenti a tasso zero, igiene dentale a 25 euro, protesi fisse in 24 ore, prenota subito la tua visita senza impegno. Umbria Dent, professionalità e qualità ai prezzi più bassi. Siamo a Terni, in via Gramsci 22, davanti alla Coop. Casa Batik, solo da noi puoi trovare il meglio dell'artigianato asiatico, arredamento artigianato etnico, oggettistica, complementi d'arredo, lampade etniche e tantissime originali idee regalo. Linea benessere sale dell'Himalaya, fornitissimo angolo meditazione con incensi di prima qualità. Siamo a Terni, via degli Artigiani 39, telefono 0744 81 36 80, ampio parcheggio. Seguici anche su Facebook, aperti tutte le domeniche. Sono Riccardo, un giovane cuoco ternano. Ho iniziato un percorso culinario presso la Locanda di Colle dell'Oro con l'intento di offrire un'esperienza gustativa nuova fuori dagli schemi. Propongo un menù con piatti particolari realizzati con materie prime di ottima qualità, assemblate per coinvolgere il cliente in un percorso sensoriale unico. Offro anche piatti della tradizione umbra, freschissimo pesce da degustare anche crudo e un'attenta lista dei vini. La location vicina al centro urbano è unica nel suo genere, con una vista coinvolgente sulla città e si presta in modo particolare per cerimonie e momenti conviviali. Locanda di Colle dell'Oro, strada di Palmetta 31, telefono 333 33 48 158.